Cucinare sì, ma che cosa? Dobbiamo innanzitutto trovare un ingrediente che sia di qualità superiore. Quindi la ricerca dell'ingrediente è importante, è molto importante. Così importante che, beh, abbiamo pensato di coltivarcelo. E per fare questo abbiamo chiesto consiglio ai vecchi e poi non ci abbiamo dato tanto ascolto. Abbiamo fatto, consapevoli del loro consiglio, un po' meglio che potevamo, nel senso che abbiamo coltivato la terra lasciandola il meno lavorata possibile. Abbiamo ottenuto così delle patate che sono certo non gigantesche, non perfettamente calibrate, ma senz'altro con un sapore straordinario. Quante patate abbiamo raccolto? 4 quintali. Bene, domani ne raccogliamo ancora un po'. Adesso dobbiamo metterle all'ombra, stese, che si asciughino dalla terra, se no siamo in cantina al buio. L'inverno. È importante che sia molto buio, perché altrimenti, hai visto quelle che crescevano sopra, sono più verdine, proprio velenose. Sì, stimola la clorofilla e produce una sostanza che non va bene. Che in realtà la natura ha pensato a questo, perché se c'è una patata che non è sottoterra, diventa velenosa, gli animali non la mangiano. Molto intelligente. Per patate che non c'è niente. Patate molto intelligente. Ecco dunque la ricetta, che è una zuppa di patate di montagna. È una zuppa che faceva già mia nonna e che appunto di base le patate turgide di montagna, un po' di scalogno, sale e pepe naturalmente, e poi burro ed olio come parte grassa, e opzionale possiamo avere una parte di panna liquida. Si comincia con tagliare molto finemente lo scalogno o tritarlo, che poi viene cucinato molto lentamente con due parti uguali di burro e di olio. Il sale per tutta la zuppa si cerca appunto di metterlo in questo momento, fin dall'inizio, perché aiuta lo scalogno a cuocere meglio, ovvero secondo me ne stimola l'uscita della parte di acqua contenuta nello scalogno. Poi si taglia molto finemente le patate, ed è molto importante, una volta pelate, una volta tagliate, non metterle in acqua per paura che si anneriscano, ma semplicemente pelarle, tagliarle finemente ed aggiungerle a questa cottura dello scalogno. Lo scalogno avrà cotto minimo per 30-35 minuti, deve essere proprio molto molto cotto e molto dolce, come ad esempio la cipolla, quella del fegato alla veneziana. Una volta che le patate non possono più cuocere senza liquido, ovvero stanno per attaccare, si aggiunge una parte di acqua, possibilmente già calda, in modo da permettere alle patate a cuocere in questo liquido. Si fanno cuocere a lungo e si aggiunge, una volta ben cotte, del pepe a piacimento, si controlla il sale e poi infine si spegne il fuoco e si aggiunge un pochino di panna. Questo è a discrezione del cuoco. Infine veniva servita questa zuppa bollente su un bel piatto, che deve essere anch'esso caldo.
per arricchirla un pochino, mentre adesso usiamo magari il caviale o il fegato grasso, mia nonna metteva un bel tuorlo d'uovo appena covato, che salava e pepava all'ultimo momento. Abbiamo dell'olio speciale che ci aiuta a finire il piatto.